Bene, lo continuo questo discorso direttamente in linea con Mister Silvano. Voglio partire da questa coppa e non dalla giornata odierna, proprio perché Mister Silvano c'era per qualche istante al campo e abbiamo visto un Caulonia rispondente dal punto di vista di quella euforia che piace da vedere in campo, vero Mister Silvano? Una squadra scattante, una squadra reattiva, una squadra che riusciva a giocare di palla al piede, di lanci lunghi, ma sempre presente. Sì, è vero, io ho visto il primo tempo e devo dire che ho visto un'ottima squadra, mi riferisco al Caulonia, una squadra che gioca veloce, rapida, ha degli elementi interessanti, anche perché io li conosco, perché gente come Roccesano, Scutelli ho visto Mennello, ho visto Mario Roccesano, questi ragazzi che sicuramente insieme ai Marulla vanno a formare un undici importantissimo, e secondo me il Caulonia è una squadra che può ambire veramente a puntare in alto, anche perché conosco la società, è una società seria, quindi ho visto un entusiasmo piacevole in campo, quindi secondo me faranno bene. Hai ragione, una giornata di Coppa, ti tengo solamente un attimino in linea: Orso Marzo Juvenile 1-2, Luzzese Grimaldi 0-2, Mirto Rocca Bernarda 4-4, Sant'Anna Pro Catanzaro 3-1, Soriano Fronti 1-3, poi ha vinto la Benestarna Tilese in casa della Cittanovese per 2-0, Bagnarese Deliese 0-0. Effettivamente sono formazioni come la Benestarna Tilese e la Bagnarese che ritroviamo in ottima forma anche in questo campionato di prima categoria girone D, ma soprattutto oggi ho avuto il piacere di vedere in ottima forma il Gioiosa, un Gioiosa che tu attendevi così, ovvero coriaceo e volitivo, davanti ad una formazione che onestamente non sapevi come si sarebbe comportata, il Montepaone. Guarda, ti devo dire che è così, perché onestamente non me l'aspettavo così. Sicuramente noi abbiamo vinto soffrendo, abbiamo fatto una gara, abbiamo sofferto più del dovuto, perché forse il gol iniziale proprio dopo 40 secondi, 50 secondi, il caldo che magari un pochettino ancora sta facendo da padrona, l'attenzione di voler vincere la prima partita casalinga, c'è stato tutto in questa partita. Sicuramente alla fine abbiamo vinto pure meritatamente, anche se non è stata una partita gradevole, però ritengo che i tre punti sono meritati in un momento così topico del campionato. Abbiamo messo in evidenza una linea difensiva importantissima quando ce n'è voluto, per dimostrare che bisogna anche difendere l'1-0, quindi sicuramente non soddisfatto per quello che è stato il volume del gioco, però soddisfatto per il risultato, perché ci proietta in una posizione importante che sicuramente ci fa lavorare con tranquillità. Ortolini che però ha saputo riorganizzare in poco tempo e con pochi mezzi questa squadra che non era né carne né pesce all'inizio, che forse non ha creato grandi pericoli, che è arrivata pochissimo davanti a Saraco, però ha avuto una bravura particolare, ha neutralizzato un po' Giovinazzo. No, è vero, hanno giocato bene, c'erano alcuni momenti che loro arrivavano prima sul pallone, riuscivano ad essere forti, e quindi ci hanno messo in difficoltà, non facendo fare quelle giocate che Denaro, Panetta, Gianni Libri e Diego dovevano garantire. Però ripeto, Antonella, Anna Maria, è una partita difficile, però alla fine abbiamo vinto meritatamente, soffrendo contro un Montepone, come dicevi tu, abbastanza in palla e con uomini anche importanti, perché poi tutte le formazioni di promozione hanno quei 6-7 elementi di categoria che la dicono lunga per quanto riguarda poi le formazioni che ci sono. E sul finale Riccardo Panetta, una personale di questo giovane che avevi immesso in corso d'opera nel secondo tempo, e alla fine il palo invece dell'altro. Sì, Panetta. Questa, una bella azione di Riccardo, che sicuramente aveva messo nelle condizioni poi Mattia Valenti di fare gol. Non ci siamo riusciti perché abbiamo preso poi il palo interno e la palla è uscita fuori. Niente, era destinato che dovevamo soffrire fino al 95esimo, abbiamo sofferto, però Anna Maria, alla fine rimangono i tre punti che sono importantissimi. Arriva la prima vittoria casalinga, confermiamo l'imbattibilità, penso che c'è da essere soddisfatti. È normale che se poi riusciremo attraverso il lavoro settimanale a migliorare anche
anche la continuità del gioco e mettere in evidenza questi giocatori che ci sono per quanto riguarda il loro modo di giocare, penso che il miglioramento, se ci sarà, sarà ancora più importante anche fine della classifica. Però in questo momento mi reputo soddisfatto per quello che stiamo facendo. Ma assolutamente, l'obiettivo era quello ed è stato raggiunto non con il minimo sforzo, perché lo sforzo è stato tanto poi quello appunto di cercare di difendere questo 1-0. Solamente una curiosità in chiusura riguardava un po' le voci di tribuna, il motivo dell'arretramento di Giovanni Libri dal punto di vista proprio tattico. Giovanni arretramento? Sì. No, lui oggi ha giocato, inizialmente ha giocato in appoggio a Diego Giovenazzo, sì, perché abbiamo poi nella fase in cui Denaro si è infortunato, esatto, l'abbiamo abbassato a centrocampo insieme a Sacca, ma penso che una precauzione. Sì, ma sicuramente non avevamo in organico, anche perché avevo fatto già le sostituzioni, non avevamo in organico un elemento con quelle caratteristiche, ma Gianni Libri fino a domenica scorsa ha giocato sempre interno di centrocampo, quindi ha fatto sempre ottime partite. Gianni è un elemento che quando passeranno ancora alcune giornate e riuscirà ad avere il ritmo che deve avere, uno devastante, quindi può giocare Gianni Libri, può giocare in qualsiasi... Ah, io non ho dubbi, qualsiasi... guarda, assolutamente. Mi schiero spudoratamente dalla parte di un ragazzo che in campo sa stare alla grande ed è d'esempio per molti. Appunto. Io penso che Gianni è uno di quelli che deve aiutare la squadra a migliorare a livello qualitativo e a livello di profondità, insieme a Piazza Denaro, insieme a questi altri ragazzi e a Giovenazzo, insieme a tutti gli altri che sicuramente sono ragazzi importanti per questa categoria, sono giovani, pieni di entusiasmo, quindi l'obiettivo mio è questo. Nel momento in cui riusciamo ad arrivare a questo, io penso che vedremo un bel gioioso. Ecco, colmo della situazione, chiudo davvero, Denaro io l'ho visto davvero a suo agio in questa formazione, quindi complimenti a mister Silvano. Grazie Anna, grazie, buonasera. A presto.